Eccomi qui in piena notte a girare un video per voi, sì, perché io non vi lascio senza droganza domenicale. È vero, è un periodo un po' così, ma questo non mi impedisce di parlarvi oggi di The Gate Fragrances Paris. Ciao ragazzi, bentornati su Odoriamola con Mirko. Questo è l'unico canale in Italia che parla di fragranze maschili e unisex dal punto di vista dell'opinione femminile, cioè diciamo il focus è nel comprendere quali sono le fragranze che possono indossare gli uomini che però piacciono alle donne. Quindi iscriviti al canale se ancora tu non lo avessi fatto per insomma, restare aggiornato su tutti gli argomenti che riguardano l'ignoranza olfattiva, che spesso talvolta ti dà tanti contenuti interessanti, altro che ignoranti, anzi, forse fin troppo poco ignoranti. A motivo di ciò, lo dico oggi, parlo di un brand che si chiama The Gate, lo dico oggi, nel senso, segnatevi la data, perché poi non è che dite che arriva Pippo Baudo e dice l'ha inventato lui. L'ho inventato io. Bando alle gnagne, potete ammirare ormai la location storica di Odoriamola con Mirko, ormai praticamente spoglia, una location che mi ha visto protagonista qui per diverso tempo e che, alla quale probabilmente voi vi siete anche affezionati, ma soprattutto in questo clima, il brand, adesso ne parleremo più nello specifico, c'entra un po' con il discorso della casa e quindi anche di una porta. The Gate, no? In questo caso una porta dell'anima. Però questa stanza un po' così, un po' scatoloni, vedete? Robe così. Sono un po' di casino, però mi fanno venire in mente alcune parole di una canzone che sono proprio l'immagine di una situazione di questa, ovvero nai 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 nai. Na 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 na, no na na na, no na 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 na. Parole che arrivano nel cuore della gente, come l'altro nella maggior parte dei dischi che insomma si vendono per lo più, parlano più che altro di na 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 e non dicono un cazzo. Stesso modo, una stanza che mi ha dato tante tante emozioni, che però a livello espressivo non dice un cazzo, infatti me ne sto andando. Parliamo di questo bellissimo set che comprende le fragranze della serie Love Collection, vedete, sono qui, Love Collection in campioncini. Ne manca una, perché? Perché l'ho regalata una figa, così capita, è anche il motivo per cui è nato questo canale. The Gate rappresenta la porta, ecco, qui si vede bene, vediamo, si vede bene, ecco, si vede bene. Vedete che al centro, nella parte superiore, vi è una sorta di segno dell'infinito che in realtà vuole rappresentare una chiave. In questo caso, la chiave per l'apertura della porta dell'anima. Cioè, questo brand vuole arrivare in fondo a quelle che sono i nostri istinti più puri, più umani, per cercare di comprendere quali sono le sfaccettature che fanno parte della nostra sfera più umana, più profonda, sia dal punto di vista di esseri umani, come animali, sia come esseri pensanti e che sono pieni di logica e di emozioni. Chi più chi meno, questo lo riscontriamo tutti i giorni. Nello specifico, questa collezione che ho in mano sono i campioncini della Love Collection. Sono tutte fragranze ispirate a cioè al mondo dell'amore. Questo mondo che praticamente è il motore portante, dicono, per esempio, tira più un pelo di amore che un carro di buoi. Per esempio, ci sono questi detti che poi nascono in virtù di ciò, no? Bene, alla fine del video vedremo la mia amica Sofia, che testerà appunto le fragranze insieme a me della Love Collection di The Gate Fragrances. Prende dagli Emirati Arabi, questo non l'avevo detto, però alla fine con sede a Parigi. Quindi le fragranze vengono esportate in tutto il mondo da Parigi,
utilizzando materie prime e filosofia concettuale di persone comunque dei paesi arabi. Quindi ne sanno, ne sanno. Quello che c'è da dire di questo brand è che se volete fragranze che siano abbondanti dal punto di vista della scia e del loro essere presenti all'interno di delle varie stanze del territorio, specialmente negli spazi chiusi dove vi trovate, questo è un brand veramente ottimo che vi consiglio di andare a visionare. Questa collezione è la Love Collection, c'è anche la Caravan Collection che si basa più sul Lud. Ne ho provata qualcuna in fiera qualche anno fa e devo dire che Oud Tonic mi piace molto, un gin tonic misto a oud, una roba molto molto interessante. Sono tutte così, diciamo, sono dei modi di vivere l'oud assolutamente unici. Ma non è questo il caso, non faremo il focus oggi su questo, lo faremo sulla Love Collection, quindi la fragranza Delmore. Questo nome, come si vuol fare intendere, non nasce dall'esigenza di utilizzare una parola che potesse risultare politically correct invece rispetto a un'altra. Mettete like per questa cosa, per chi ha capito la battuta, cioè non nasce dall'esigenza di dire una parola politically correct, the gate, perché sennò magari qualcuno si offende. Mettete like e scrivete nei commenti per favore che cosa ne pensate di questo politically correct, politically correct. Vai. Basta con le minchiate, parliamo di memories. Allora, memories molto dolce, però è quel modo di vivere questa dolcezza estrema. Memories, quindi ricordi. C'è un modo molto naturale di vivere le note gourmand. Diciamo che è molto orientale, pur risultando molto dolce, non avendo praticamente nessuna presenza di legni vari. Veramente, veramente una bella fragranza. Io qui ci vedo proprio, sapete, quei dolci dolcissimi, magari turchi, che magari trovate dai kebabari. Adesso riderete sicuro. No, mi sento questo, voglio dire. Invece di inventarmi delle storie pazzesche, io ci vedo questo. Questi dolci dolcissimi, molto buoni e molto ben fatti, ma strapieni di zucchero. Questo è veramente un ottimo profumo che però bisogna saperlo applicare. È un profumo veramente di una complessità olfattiva quasi imbarazzante, cioè nel senso, cioè bisogna avere veramente un'autostima forte per portare un profumo di questo tipo, specialmente da uomo, perché è molto molto dolce, vuole ricordare, cioè a me ricorda un po' la sambuca e un po' questi dolci al miele col pistacchio, ecco, questi dolcini dei kebabari, non so come si chiama. Comunque, memories. Tengo a precisare che tutte queste fragranze hanno un'ottima scia. Dal punto di vista della durata, ci siamo, sono veramente ben fatte. Vi stanno mancando i miei contenuti ultimamente, però sapete che non è che c'è solo il trasloco, cioè cambia indirizzo di questo, fa il contratto della luce, fa il contratto del telefono, fa il contratto di internet, e poi non può essere un internet qualsiasi per me. No, è giusto, quindi devo assicurarmi che sia tutto a posto. Comunque, in piena notte per voi, sappiatelo, mettete like. Questo profumo si chiama Duet. Profumo più femminile, secondo me più femminile. Profumo molto saponato, abbastanza fiorito. Sa di biancheria appena lavata. È sensuale per un amore che magari stai cercando di rendere concreto nei confronti di una ragazza fondamentalmente molto timida. Una ragazza che veste sempre di colori pastello, molto chiari,
Tendenzialmente, se fa qualche battutina sporca, la fa soltanto per una volta ogni morte di papa, e poi magari si vergogna anche appena ha finito di dire quella battuta. Però resta comunque una fragranza molto interessante, più romantica che sensuale. Duet. Minchia! Ivory Temptation, tentazione d'avorio. Sappiamo noi qual è l'avorio che ti tenta. Anche perché comunque questa porta di The Gate si dovrà pure aprire in qualche modo. È come si apre con la chiave. Una chiave di svolta. Cioè, nel senso, tu entri all'interno dell'anima delle persone, questo è il concept. Ma suodoriamola con Mirko, si vuole entrare a fare una chiavata di svolta, cioè per farti svoltare la vita. Ma queste cose si sanno ultimamente, e infatti i numeri lo testimoniano, grazie della fiducia. Note molto molto interessanti, cioè questo qui proprio mi sta piacendo molto. C'è la pesca, l'arancio mandarino, il cardamomo, la cannella, la rosa, l'ylang-ylang, il legno di sandalo, il legno di cedro, il musk kashmiri, non so cosa sia, e il patchouli. Quindi, si amate i fruttati anche da uomini Ivory Temptation. Andiamo avanti con Precious Moment, quindi momenti preziosi. Momenti preziosi! Anche qui sempre atmosfera dolce. Prepariamoci per l'autunno, ragazzi. Arriviamo sempre un passo prima degli altri, come d'altronde io spesso arrivo. E poi arrivano. Vabbè, facciamo stare le polemiche, che anche questo è un bel fruttato. Non mi piace tanto quanto Ivory Temptation. Devo dire che ci si rende conto del fatto che questi profumi sono stati fatti tutti dalla stessa persona. Non è dato di sapere qual è il nome del profumiere di questo brand. Però sicuramente li ha fatti tutti la stessa persona. Perché sono tutte più o meno con delle vibe simili. Un fruttato molto interessante. Precious Moment. Non so se è uno dei migliori fruttati, almeno tra questi che abbiamo sentito. Però è sicuramente un buon profumo. Sì. Non saprei metterlo in una categoria ben specifica, in scatolarlo per bene. Però, sì. Cioè, almeno un 7 glielo do. Precious moment. Poi dite, ma non sa descrivere questo qua le fragranze, non sa dire un cazzo. Fatelo voi un canale di profumi. Parlate voi di esperienze olfattive davanti a una telecamera e poi ne parliamo. Allora, first sight. Quindi, prima vista, il colpo di fulmine, love at the first sight. Quante volte mi sono innamorato io a prima vista e quante altre volte pensavo di essermi innamorato a prima vista e poi mi ero innamorato anche a seconda, terza, quarta, quinta, sesta vista. Questo è veramente strano. È molto sensuale. Anche qui abbastanza dolce. Se non vi piacciono le atmosfere dolci, non è per voi. Ma questo non è un dolce gourmand, è un dolce che nasce cioè più balsamico. È una dolcezza più legnosa, più da balsami, più da atmosfere di verdi, di montagna. E infatti, avevo detto, c'è la menta, c'è la salvia, c'è il legno di cedro. Queste sono più o meno prime impressioni per me, perché questo veramente per gli amanti delle fragranze stile parco, ne ho parlato in un video che per esempio vi posso mettere qua, potrebbe essere molto molto interessante. First sight di The Gate. Adesso parliamo della fragranza dal punto di vista del nome più attesa dalla mia community. Sto parlando di Inside Out. È più frizzantino, è più
È una dolcezza leggermente più gourmand, cioè più da dolce, più da torta rispetto agli altri. Però è anche abbastanza bizzarro. Mi sa proprio di una torta alla crema, alla cannella, che stai degustando in compagnia di una donna, però con delle forme ridondanti, cioè arabo. Contiene una nota gourmand che è strana, stranissima, cioè, ovvero la nota del gelato alla vaniglia, più una serie di robe strane tipo l'assenzio, la peonia, cioè una combo interessante, ma sempre però sul fruttato, ecco. C'è da dire che queste fragranze hanno in comune questo, che sono molto fruttate. E quindi, come facevano i romani che si sdraiavano nei letti ignudi con i grappoli d'uva, ci sdraieremo con Arjashina insieme a delle belle fighe. Cercate su Google Translator Arjashina. E per finire, una scappatella made in Dubai. Secret Encounter. Vedremo. Mi sono fatto un secret encounter sul dito per sbaglio. Pensa un po'. Allora. Che volete? È il trasloco. Che so, gente. Questo è strano, mi sa. Avete presente Tom Ford Antracite? Però fruttato. Cioè, stranissimo. Cioè, la prima sensazione che mi dà è di un profumo, quei profumi classici che ti ricordano la grafite, no? No, stupendo. Ecco, una grafite fruttata. Per me è questo il Secret Encounter. Veramente strano. Molto interessante. Consiglio a tutti di provare questo brand qualora ne avessero la possibilità. Per me i migliori sono Secret Encounter e il terzo che è Ivory Temptation. Ok, quindi Ivory Temptation e poi sono tutte ottime, però c'è da dire che sono tutte ottime. Le due che preferisco di più sono queste, Secret Encounter e Ivory Temptation. Detto questo, ragazzi, mi dispiace se la programmazione in questi giorni è un po' così deficitaria. Ritorneremo in pompa magna da giugno in poi. Grandi novità in programma su questo canale, ma adesso vi lascio a quello che stavate aspettando, ovvero Sofia che giudica alcune delle fragranze di The Gate Fragrances. Sorry, all the names are very kind of pervert. Inside out. It's love collection. Sehr interessanter Duft. Interessante, l'avete capito, non è che siete poi così ignoranti, un po' una mini. Ja. Ich finde ihn ein bisschen fruchtig, leicht blumig. Fruttoso, un po' floreale. Außergewöhnlich. Diverso. Eine 7. Viene da Dubai, it comes from Dubai. Eine 7. 7. Inside out. Ma no, non ti fare condizionare. Non hai sentito niente. You didn't listen that I did. Der ist arabisch. Sehr holzig. Legnoso. Molto arabico, Holzig, orientale. sehr männlich, sexy. Ok. Eine 9. 9. Memories. It's too exciting. Non ti posso dire come si chiama. Mi ha chiesto come si chiamano, io lo Der dico. ist Che è troppo wirklich, eccitante. wirklich aufregend. Aber er gefällt mir nicht. Er regt mich Cioè, è nicht an. eccitante, ma non gli interessa. It's a message, you send to me.
Ja, er ist mir zu aufregend. È troppo eccitante, it's too exciting. Zwei. Aufregend ist Ja, aber nicht, also, aggressivo. ja. Ah, okay, ah, perché è troppo aggressivo? Ah, per Ja. questo. Sensual dreams. Vieni qua. Hier kommt eine 9. Sehr weich. Morbido. Già 9 gli ha dato, senza manco dire, ah, ci Leicht penso. holzig. Ja, eine 9. Sexy. Sexy. Precious moment. Vediamo. Attenzione al nome di questo. La signora mi aiuta. Pfeffrig, sehr pfeffrig. Speziato, pepato. Bisschen sehr männlich, sexy. Molto maschile, sexy. Sono unisex, però. Alla fine. Ja, aber mir fehlt da so ein bisschen das Weiche im Duft. Deswegen nur eine 7. Solo un 7 perché le piace quando ha un retrogusto un po' morbido, non troppo maschile. Vedete quello che dicevo io, per esempio, di fragranze troppo che piacciono solo a noi, non piacciono a loro. The name of this fragrance is Secret Encounter. Per tutti coloro che guardando i miei video gli spunta la Costa d'Avorio nei pantaloni, Ivory Temptation, tentazione d'avorio. Vai. Der letzte aus der Kollektion. Sì. L'ultimo. Diesen finde ich wieder sehr schön. Un Ein bisschen femminile. po' più femminile rispetto agli altri. Perché la tendenza d'avorio? Vabbè, Ist nicht typisch arabisch, finde ich. vedete. Non è troppo arabico. Eine 7 würde ich geben. 7. Ivory Temptation. Quindi la finale è chiara. Memories contro Precious Moment. Dieser. E vince Memories. Interessante, interessante. Scandiamo, aspetta, abbiamo sentito il nodo. Aber der ist sehr schön. Quindi vincitore per Sofia Memories. Bene, quindi adesso vi saluto, mi raccomando mettete like se volete supportarmi in qualche modo, non costa nulla. E magari mi fate sapere nei commenti se alcune di queste fragranze vi hanno incuriosito. Ci vediamo la prossima volta, sudoriamola con Mirko, un po' di pazienza con i contenuti questo mese e ci vediamo la prossima volta. E mi raccomando, me lo scordo sempre, con questa cosa di fare tzz, 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 ciao!